uomini, sono più chiacchierone gli uomini delle donne. Ma non capisco io questa storia. Hai capito cosa? Hai capito cosa? Sono più chiacchieroni gli uomini delle donne. Ci separiamo come a scuola. Uno viene davanti e l'altro sta dietro. Ma è un dietro po' di ci sono i casinisti. Siamo in vacanza. I casinisti. Allora non prof. Parlo. Prof. No, no, vai, no, guarda. No, non elimina loro. Lasciali. Posso andare in servizio? I pullman, quelli che si mettevano dietro erano i casinisti. Quelli davanti invece erano. No, mi facevo notare che ho destra il resto di questo hotel con le statue di cavalli dorati. Era dorati davvero d'oro? No. Beh, va bene tutto. Sì, qui praticamente finisce la proprietà degli hotel e inizia la proprietà della famiglia dello sceicco. Ah. Palazzi della famiglia dello sceicco, calcolando che lo sceicco ha 16 figli. Caspita! Vedi i palazzi, quindi c'è tutto il parco, il palazzo e poi c'è la spiaggia privata. Hanno gli animali domestici, per loro sono le scimmie, i leoni, le tigri. Povere tigri! Queste sono le gabbie, ci sono dentro gli orangotango. Ma poverini! Tutto dello sceicco qui. La famiglia dello sceicco, quindi sono la famiglia, quindi. È sposato. Ma tante mogli. 16 figli. Adesso ne ha una sola. Ma 16 con varie mogli allora, sì, no? Certo. Loro, ma tutti possono divorziare e risposarsi. Sì, sì. Ne ha avute sicuramente più di 4. Adesso, perché per la legge non so male, possono avere 4 contemporaneamente. Però vale per tutti, non solo per gli scelti. Perché solo 4? Via bianca lì, così bella, questa ce n'è una. Sì, però di cammino, non so, i nonni ci dicevano che era comunque. Cioè, cambierei la legge, sì, no? Diciamo giusto, ma Marco. La base anche per le quattro famiglie, poi va tutti, esatto, va un giorno, due, da una, dall'altra, ma devono avere anche una casa per riposarsi loro, perché. Cioè, come da noi nell'Ottocento. Più case, più una che se vogliono stare un attimo. Questa invece è una spiaggia libera che si chiama Secret Beach. Questa è una molto carina. Ed è una spiaggia libera. Secret Beach. Poi tanto secret non è, però. Ma la sabbia bianca non è riportata come sua. No, questa è costa normale, quindi è. Il mare è bello? Sì, carino. Marina. Quel grattacielo lì da solo cos'è che è? È da Palm View, verso destra? No, quello grigio dietro. A destra, sì. Il grattacielo più alto che si vede al centro? Sì, è quello grigio. Avete detto che siete stati a Palm View, ieri? Quello lì, sì, ieri. Sì, siamo stati ieri. No, aspetta, adesso non si vede più. Il debut. No, De Vio lo conosco, non è lui. È vero, lei è stata quella con quella palma. In realtà le distanze sono. Da qui a destra inizia la palma. Ah, cazzo, sulla destra. Ah, ecco. Voi siete stati, avete detto, no? Sì. Noi no, ma loro sì. Ah, voi no. Allora devo fare un giro? Se fai un giro, è una roba da qualche minuto. Sono le torri gemelle. Sì. Beh, già che siamo qui, allora facciamo un giro veloce, giusto? Grazie, sì, grazie. Come volete. Domani andiamo a Kito. Avete controllato se oggi pomeriggio avete giro? No. No, non ho controllato, no, non ce l'abbiamo. Marco, guardate. È libero oggi pomeriggio? No, se dovete guardare sulla mail. Diana, me l'ha mandata a voi. Io ho capito che era venerdì, ma non vorrei mai aver capito male. Sempre in costruzione qui, Miracle Garden, sì, adesso. Vabbè,
termine e rientro in hotel. Trasferimento libero, Miracle Garden, cena libera per me oggi pomeriggio, Miracle Garden. Perché il 9 dicembre è colazione in hotel intera giornata. Ce l'avete qui a destra oggi? Guardate, questa è l'isola privata. Ah beh, meglio. Ah, forse guarda, guarda. Si vede il palazzo al centro, vedete tutto il verde. Sì. Di solito c'è anche un grande yacht fuori. Una bella spiaggia che ha mangiato, probabilmente andate a fare un giro. Sì, sono andate a fare vacanza. Qui è bello perché chiaramente si vede tutta la vista della costa Jumeirah, col Burj Al Arab. Scusa, Jumeirah è verso il Burj Al Arab? Jumeirah è tutta la costa, si chiama Jumeirah, è chilometri di là, è proprio il nome geografico. Okay. Qui siamo saliti già sulla palma, praticamente siamo sul tronco. Ah, ecco. E questi sono i condomini che sono stati costruiti per primi. L'impresa costruttrice si chiama Nakheel, è l'ufficio qui all'inizio della palma. Quello al centro è il grattacielo di dove siete saliti. Ah, ok. E c'è il Nakheel Mall, che è un centro commerciale. Sì, sotto è l'hotel St. Regis nella torre e anche residenze. La vista dall'alto è bellissima, sì, anche tutte queste piscine sui tetti, tutte cose, sì. Le forme, sì, la forma. Esatto, poi sei proprio davanti, dritta, perciò vedi. Ma io ero convinta fossero case basse sulla parte. Ci sono le ville sulle fronde. Ah, eccole lì, quelle della. Qua sul tronco, in fondo, che è praticamente la chiusura della palma, c'è la tutti gli hotel, esatto. Sì, perché qui. Le forme qua non si riescono a percepire. No, adesso vi porto The Point, così vedete bene l'Atlantis. Ah beh, l'Atlantis l'abbiamo visto da lontano, ma... un po' la forma. E chi ha comprato prevalentemente? Turisti o anche... Qua no, gente che vive sempre. Ah, qui? Sì. Ah, gente residenziale? È una delle zone residenziali più belle che ci sono. Io perché comunque qua sotto, diciamo al di là di questi palazzi c'è tutto un parco che arriva fino al mall e poi vabbè, insomma, si può passeggiare sulla spiaggia, perché a destra e a sinistra c'è la spiaggia. Adesso hanno aperto una bellissima passeggiata qua a sinistra, si chiama West Beach, dove ci sono degli hotel, adesso stanno aprendo altri hotel molto grandi. Diciamo che l'hanno molto sovraccaricata, però qui è tipico perché anche a Marina, non so se avete visto, no. Hanno costruito le isole davanti, e quindi, no, ma nel senso hanno costruito queste isole davanti a Marina, hanno costruito il nuovo porto, arrivano adesso le navi da crociera, insomma hanno un po' sovraccaricato questa zona. Le navi da crociera arrivano a Dubai Marina? Anche adesso sì, un po' di qua, un po' di là. Un po' vicino dove siete voi in hotel e un po' qui. Senti, ho visto. Oh, wow. Quindi non esiste la pensione. Come? La pensione, esatto. Vieni fatta da solo. Esiste una specie di, come si chiama, di TFR. La rotazione, ok. Ecco, queste sono le ville, quindi vedete ci sono vari stili. Ecco. Stile arabo. Questo è stile arabo. Torri del vento. E vedete da qui partono le fronde, vedete dove c'è la barriera. Si può entrare. Sì, si vede le strade che fanno così. Sì, e poi le ville tutte diverse. Ma qui puoi andare tranquilla. Sì, questa tronco, parte così, ma qui non puoi entrare. Se non hai... non puoi entrare, non credo. Cioè, ma quanto costa una villetta qua? Dipende, ci sono varie metrature, vari stili, più recenti, meno recenti, però insomma, le ville saranno sui 10.000 euro al metro quadro. Questa è l'Atlantis. Possiamo comprare a centimetri. Che parte dalla regione della Palma, okay. E arriva fino all'Atlantis, dove c'è il parco acquatico. Eccolo qui. Più belli di Dubai. Vabbè, l'Atlantis sapete che è un hotel a tema marino, quindi è tutto legato al mare, le decorazioni. Ci sono le suite che invece di avere le pareti hanno intorno all'acquario. Adesso è a 7 stelle l'Atlantis. Guardate a destra, quello è il nuovo Atlantis, si chiama Royal Atlantis, è completamente diverso, modernissimo, sì. Ed è mastodontico, se pensate che questo ha quasi 2000 camere, là sono hotel e anche appartamenti, non oso pensare quante camere abbia, non è ancora aperto per quello che... Ah,
Ah. Non si sa ancora, questo non è importante. Come si chiamerà? Nuova Atlantis. Sì, sì, guarda che roba. Ah, è questo, sono dalla parte sbagliata. È tutto pronto, volete vedere? Bello. Bello. E questo è, dico, è 7 stelle o? No, no, non esistono 7 stelle qua. No? Ce l'abbiamo solo a Milano e Milano. Oh, caspita. Allora, quando dicono, hanno raccontato bugie. Allora, quando dicono Milano e Gran Milano. Allora è vera, eh? È che diamine. Qui ce l'ho scritto sulle magliette. Milano è in gran bella. Aziendali, certo. Eh sì, eh. Voglio una. Ma se adesso vedete l'arrivo della rotaia. Mettila a vedere, c'è il palco acquatico. Bravo. Anda, Marco ha detto che te ne regala una. Va bene, la accetto. Vorrei rendere. Le cambierò con un bombino. Questi uomini qui sono speciali. Sono peggio delle donne. Mamma mia. Poi dicono di noi. Ragazzi, siamo in vacanza un po' di torno. Allora io non parlo più perché non mi ascoltate. No, ti ascoltiamo. Ti ascoltiamo. Fate scolare. Camillo e Marco sono loro i chiacchieroni, Francesco no. Francesco ascolta. Sì, esatto. Questo signore che parla qui, non si sente, vero? No, no. Questo non è Gioia. Questo è Royal Atlantis, che vi dicevo. Ah, ecco, quello nuovo. Grande. Con una forma strana, però. Fatto un po' tipo sì, infatti dico sembra le costruzioni del Lego. Sì. Beh, è particolare, questo è nuovo. Questo è quello sì. Che anche vedi, vedo una mazza reata. E neanche io vedo niente. Noi a sinistra lo vediamo una mazza. Se vai dopo quando te turni giù in rete il video. Sì. Prosegue ancora la Palma, ci sono altri hotel, così come l'altra parte si chiama Crescent, praticamente la parte che esce dalla Palma. Vedete questa qui nella foto? Sì. Della circonda. Ecco qua davanti ci saranno tutte le piscine, vedete nella foto. E sopra anche ci saranno delle piscine. Una cosa enorme. Aspettiamo con ansia la. Ecco. Guardate a destra. A destra c'è il mare. Si vede della terra adesso. Sì. Quelle sono le isole di The World, il mondo. Ah,
al mondo. Che sono in fase di costruzione però. Sì, cioè sopra stanno costruendo, si sono finito l'Europa, vanno abbastanza rilento, ma là dietro le isole diciamo esistono e se le guardi dall'alto sono il... Sì. Ancora ma anche lì faranno case. Faranno case anche lì allora, sì. Sì, stanno facendo. Domanda, ma la sabbia da dove la dragano? No, dal fondo del mare? No, vabbè, ma non penso che l'abbiano presa tutta da qui, eh. Non lo so. So che avevo letto, avevo visto un documentario che ci sono dei posti proprio nel mondo dove viene presa la sabbia per costruire. Esatto. Sembra un po' l'altar di Cenerentola di Eurodisney. Ma ho visto all'Expo che la monorotaia a un certo punto si interrompe. Cioè, nel senso. Ma quella è la metropolitana. La metropolitana quella. Ah, è la metropolitana. Cioè, ma nel senso che poi continuerà o lì è fatta. L'Expo molto bello, eh. Bello. L'Expo, sì. Molto bello. Sì, sì, sì. Anche perché cioè, comunque l'hanno diciamo strutturato bene anche a livello, non so, di vegetazione. Padiglioni diciamo quelli generici, sì. La mobilità, la sostenibilità e la opportunità, non so se siete sì, pensati, sì, cioè, sì, abbiamo sono visti. Sono veramente belli, quello della mobilità con queste statue gigantesche. Sì, è bellissimo. Abbiamo visto, bellissimo. Volete scendere a fare una foto veloce o non vi interessa? Per me anche no. No. Anche no, no dai. Così ci vediamo Dubai Marina. Questa si può considerare Jumeirah ancora la costa? No, no. Questa si chiama Palma Jumeirah. Ah, Palma comunque Jumeirah. Parte diciamo dalla costa di Jumeirah. Ah. E se prosegui qui cosa va? Arrivi ad Abu Dhabi? Assolutamente sì. Ma sempre con la... c'è la strada costiera? No, ah. C'è l'autostrada, c'è il proseguimento dell'autostrada con la costa. Cioè la costa la dopo si interrompe? Le strade? Non c'è la strada, esatto. Deviazioni verso la costa, perché c'è un altro porto grande che è quello che vedete là in fondo, non so se vedete. Ah sì, 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 ci sono delle. Sì. Io non lo vedo. Sì, là sì, c'è sì, la dove la fondo, le banchine, le, non so come si chiama esattamente. Sono dove attraccano le navi che per scaricare. Sì. Sì, sì. Ecco. Ah sì, ma la parte e quella la monorotaia, quella super fast da Dubai, no, Abu Dhabi. Il treno magnetico non è ancora, sì, ancora attivo. Sai quello quando lo inaugureranno? Sì, quello che andrà, cos'è, a 1000... 12 minuti per 120 km. 120 km in 12 minuti? Sì. Ma adesso cosa c'è che porta da Abu Dhabi? C'è un'autostrada? Sì, ma dico, ma no, come mezzi, a parte l'autobus, c'è un treno, no, niente, solo l'autobus. Però ha detto che non va a fare il conto. Invece sui libricini di informazioni ti dà che c'è un treno. Però non c'è. Ma qui era? Perché c'è l'arrivo qua. Profondo per quello che scherzo.
caratteristiche. Identica nel senso che è speculare, no? Sì. Con bucaglio la maschera. Però pensa che pubblicità la maglietta, pezzi la batteria per tutto il mondo. Fallo per i figli. Un po' di pirnate, sembrano tutti dei piccoli castelli, eh? Anche questo, sembrano piccoli castelli. Bellissime. È odiosa, non lo so. Ma dovresti legarle quando li tieni così. Legarle già. Quando li tieni ancora. Sono lì. Questo è fatto 20 miliardi di persone. Che significa che tu non ti serve? Non lo so, chiedo. Quanta gente ci sarà qua sulla palma? Non lo so. So perché continuano a costruire. Ma tanta, tanta, tanta. Beh, tanti sono hotel, quindi diciamo che sono turisti, però i condomini, sì, ce ne sono parecchi. Non sono grandi essere come i grattacieli. No, no, certo. La gente comune dove vive? Nelle zone. Allora, qua bisogna fare molta distinzione tra gli occidentali, gli orientali e medio orientali. Questo qua. Quindi è la zona, diciamo, dove siete voi, che è la zona vecchia, l'hotel, il vostro hotel, vivono più orientali e medio orientali perché i prezzi sono molto più bassi, e anche gli edifici più vecchi e diversi. E qua invece in tutta questa zona marina, Palma, eccetera, vivono soprattutto gli occidentali, così come anche ci sono dei grandi complessi di ville all'interno, diciamo, verso il deserto, insomma, sì. E anche lì vivono tutti gli occidentali. Poi gli emiratini vivono un po' sparsi, e anche downtown intorno al Burj Khalifa. Gli emiratini abitano un po' sparsi ovunque, e soprattutto nella zona di Jumeirah, diciamo dopo il Burj Al Arab, ci sono tante ville, quelle sono state le prime che sono state costruite qui, infatti lì non si abbattono, rimangono così, non le vendono neanche, al limite le puoi affittare. Sono di proprietà di emiratini e non... Emiratini. Con emiratini si intende? Emiratini si intende? Italiani. Autoctoni. Gli emiratini, quelli noi diciamo italiani. Mi sembra gli indigeni, dai. Gli indigeni. Da famiglie che sono qui da tanti anni. La molto pancella che è là. Hilton, eccolo Hilton. E sulla ruota. Hai capito? Qua dobbiamo andare allora a mangiare. Sì. Di qua ci sono tutti dei ristorantini molto carini che danno la vista sulla ruota, sulla marina. Okay. Qui sotto invece c'è uno dei miei hotel preferiti, guardate questa spiaggia con le palme. Uno dei hotel che è rimasto, diciamo, basso, struttura bassa e stile arabo. La catena One and Only, molto lussuoso, e è appunto un punto mare, la spiaggia è molto bella. Peccato che di fronte adesso gli hanno costruito appunto il porto e un'altra isola. Vedete, ci sono dei grattacieli lì in mezzo al mare. Saranno dei grattacieli? È attaccato appunto al porto. Quindi è un po' chiuso, diciamo, questa spiaggia. Ma la spiaggia è molto bella. Queste isole che costruiscono con l'innalzamento dei mari, poi come fanno? Per ora non ci pensano. No. Diciamo che questo, il Golfo Arabo è un golfo molto, un'insenatura molto chiusa, sì. E
E l'acqua quindi... è sempre stata molto bassa, cioè non c'è mai stato un grosso problema. E quindi diciamo che da quel lato sono... Avani. Sono Cattafalconi. Sono rimasti bloccati purtroppo. Sì? Finiti i soldi? Sì, perché anche qua capita che le imprese falliscano. Una volta diciamo che si era meno tutelati se si comprava diciamo la costruzione, adesso invece no, perché lo Stato interviene in caso di fallimento delle imprese. E quindi purtroppo queste sono cose vecchie e sì, è brutto perché rimangono lì così e non stanno bene. Guardate questi due grattacieli di fronte a noi gemelli, assomigliano al Chrysler Building di New York. Sì, tutta questa zona si chiama Intimate Media City ed è la zona in cui hanno sede tutte le società che si occupano di informatica e di telecomunicazioni. Guardate a destra, Microsoft, c'è Canon, c'è IBM, Google, di là c'è CNN, ABC, insomma tutte le televisioni a livello internazionale. Qui andiamo appunto verso la marina, questi grattacieli sono i grattacieli della marina. Marina è un quartiere che è stato costruito diciamo dal nulla, nel senso che prima c'era la sabbia, allora invece hanno scavato, hanno fatto entrare l'acqua del mare, hanno creato questo grande canale navigabile, ci sono anche le barche, sì, si può uscire con la barca, anche barche grandi dove si può cenare a bordo, e poi hanno costruito intorno tutti i grattacieli, c'è una passeggiata tutto intorno all'acqua, al canale, lunga 8 km, quindi anche questa è una zona che piace molto agli occidentali. Questa è l'America, al lato destra, e in questa zona ci sono anche le università a livello internazionale, ovviamente tutte sono in lingua inglese. Questo invece è il golf, uno dei golf più prestigiosi a sinistra di Emirates Golf Club, con le ville e la piscina privata stanno all'interno del golf. Zona invece a sinistra si chiama JLT Jumeirah Lake Towers, perché all'interno ci sono dei laghetti, quindi al di là dei grattacieli ci sono dei laghetti, e qui sono soprattutto uffici e hotel con poche residenze, mentre invece Marina è tutta residenziale con qualche hotel. Marina è sulla destra? Destra, JLT a sinistra, Marina a destra. Dietro Marina c'è la spiaggia di JBR, Jumeirah Beach Residence, che è una delle prime che sviluppata qui, infatti ci sono ancora appunto i condomini dello stesso colore di quelli della Palma, Peggiolini, poi anche lì ci hanno costruito davanti, quindi comunque insomma hanno un po' cambiato la fisionomia e infatti si vede lo stile diverso, questi molto più moderni col vetro, il cemento, quelli dietro con le finestre piccole, ecco poi un altro colore. Questo è un altro centro commerciale, si chiama Marina Mall. Qua c'è un altro posto carino, si chiama Pier 7, è un edificio circolare, sono 7 piani, ogni piano ha un ristorante diverso con tutta la terrazza che gira intorno e che ha la vista sulla marina. La marina è molto bella di sera, molto bella perché è tutta illuminata, è veramente molto suggestiva. Potremmo venire domani sera. Cosa dici? Domani sera potremo venire a Marina? Quindi tutto può essere una compra qualcosa, poi nel tempo può trovarsi. Monica? Sì? Un consiglio, domani sera potremo, per cambiare un attimo, venire a Marina? Sì, sì. Potete fare quello che volete. No, e ne avevo un consiglio da una dubaina. Sì, se volete fare una bella passeggiata anche. Perché adesso siamo andati due volte sempre a mangiare dove ci sono le fontane. Ah no, certo, cambiato. Stasera anche, non so. Diciamo per fare due serate dove consiglieresti come zona? Marina, per esempio? Marina, se volete andare alla Merve, siete più vicini. No, dove andiamo, dove ci noi prendiamo un taxi, ci facciamo portare. Però dove Marina, merita, visto che sono le ultime due serate. La Merve anche è carina, è tutta, diciamo. Ci sono tanti ristoranti sul mare, sono due insenature, anche lì si può passeggiare, molto bellino anche lì, però è più bello di sera che di giorno. Possiamo andare alla Mer stasera e Marina domani vicino. Che bella! Ma sì, devo solo capire se... quello di ieri.
era cioè, centrale. Abbiamo il pomeriggio, non abbiamo orario, eh. Questo a destra è il grande impianto di desalinizzazione dell'acqua. Ah, è questo? Sì. A sinistra o a destra, hai detto? Sinistra. E poi c'è l'unica industria che è di produzione che c'è qui a Dubai, che è un'industria di alluminio. Invece in fondo vedete quello è il porto. Quello è il porto che dicevi prima. Ho visto la ruota adesso sulla destra. Ma il desalinizzatore è la prima parte o? Sì. Eccola, ecco la ruota. Sulla destra. Ah, da qui. Vabbè, non la vedo. 250 metri. Ma è ferma? No, è molto piano. Madonna. Può portare contemporaneamente 1750 persone. Mamma mia, un paese. La ruota. Questa isola si chiama Blue Waters Island, è tutto residenziale e poi c'è un hotel sulla sinistra che si chiama Caesar Palace, come quello di Las Vegas, però è in, diciamo, in stile romano, moderno, e non c'è il casino perché qui il gioco d'azzardo è vietato. Ecco, qui è una casetta, un appartamento, mi piacerebbe. Sì, questo è più stile infatti europeo. Tutto a vetrate così sul mare. Monica, dove c'è tutta quella gente lì, che spiaggia di Marina praticamente? GBA si chiama, Jumeirah Beach Residence, ecco. Sta dietro, adesso vi faccio vedere, scendiamo e vi faccio vedere la ruota da sotto. La ruota mi piacerebbe fare un giro. Ma sei matto, stiamo 2 ore, eh? No, sì. 40 minuti. No, dico adesso. 40 minuti? A fare il giro completo. A fare il giro 40 minuti? Ci vai tu su, nel frattempo facciamo la però è panoramica lì. No, dico se volete tornare. Ah, ecco, io non ho sicuro. Anche no. Voi andateci, però tu e Francesco. Io volevo andare Francesco, sulla ruota. Sì, sì, dai, quando? Sì, domani mattina alle 6 partono. Ah, domani mattina? No, non partite venerdì. Domani mattina, Gesù? No, domani è giovedì, si può fare. Domani mattina venite qui, domani vengo al mare. Invece di svegliare Sani la lascio tranquilla. Guardala, com'è grande. Almeno Sani resta bella tranquilla, serena, sulla ruota. Bisogna delle cere anche qua, va. Sì, è già male. Sì. Sì, tu devi rispondere, non puoi non rispondere. Vedete che sei morta. Dell'Expo. Sono le 16. Però magari non credo c'era. Bene, bene, bene. Sono molto bene, sono contenta. Carina.